Sono uno studente della Bridgewater State in Massachusetts. Condivido il dormitorio con il mio compagno di stanza Wallace. Siamo entrambi laureandi in informatica ed è tutto ciò di cui abbiamo mai parlato nelle rare occasioni in cui lo facciamo. Non abbiamo molto altro in comune. Vedete, Wallace è un tipo strano. È piuttosto goffo dal punto di vista sociale, non ha molti amici, ammesso che ne abbia qualcuno. L'ho visto parlare solo con i suoi professori ed una volta con il custode della facoltà. Si può dire che Wallace sia un recluso. Per questo motivo non so molto di lui. Mi piacerebbe che si aprisse di più, ma non so come fare. Inoltre ho già abbastanza impegni tra gli esami e i saltuari lavori che devo fare per mantenermi agli studi. Un'altra delle stranezze di Wallace sono le sue manie ossessivo-compulsive. Spesso si comporta in modo metodico, alle sue routine quotidiane che non cambiano mai. Quando si sveglia, si lava i denti, facendo i gargarismi e sputando sempre 3 volte. Poi si mette una camicia a righe, seguita da pantaloni color beige. Il suo guardaroba non ammette cambiamenti. Arriva sempre in classe con 5 minuti d'anticipo e consegna i suoi compiti un giorno prima della scadenza. È sempre stato così. Come faccio a sapere tutto questo? Beh, essendo un eremita socialmente problematico, Wallace ovviamente non mi ha mai detto queste cose. Tra l'altro, non credo sia neppure consapevole che le sue routine siano frutto di un disturbo ossessivo-compulsivo, e non pretendo certo di comprenderne l'origine. D'altronde mi sto laureando in informatica, non in psicologia. Sono però cose che ho imparato osservandole continuamente nel corso dei 2 anni che ho vissuto con lui. Sarebbe stato impossibile non notarle. Conoscendo i soliti schemi comportamentali di Wallace, mi sono recentemente accorto che qualcosa non andasse. Ha cominciato a dormire vestito, a non lavarsi i denti e a non presentare le sue ricerche in tempo. Alla fine ha addirittura smesso di pernottare nel nostro dormitorio. Dopo aver visto passare più di un giorno senza la benché minima notizia di lui, ho pensato che le cose si stessero mettendo male. Nonostante non conoscessi Wallace in modo così approfondito, mi preoccupai per lui. I tassi di incidenza della depressione e dei suicidi sono sempre alti nella nostra fascia d'età. Semplicemente non volevo che quel ragazzo facesse qualcosa di stupido, o che l'avesse già fatto. Quella preoccupazione mi fece sentire autorizzato ad hackerare il suo computer per vedere cosa stesse combinando. Era l'unica cosa che pensai di poter fare. Ammetto che non mi sentii molto a mio agio nel trovare ed accendere il suo portatile. Ed anche piuttosto sciocco. Era tutto regolare, almeno ai miei occhi. Anche se sono orgoglioso delle mie conoscenze informatiche, Wallace è sempre stato molto più abile di me. Quindi ero sicuro che non avrei trovato alcuna prova di dove potesse essere o di cosa avesse fatto, ammesso che ne avesse lasciate. Nessun file sospetto, nessuna cronologia di navigazione, niente di niente. Pensai a qualsiasi altro modo nel quale potessi continuare la mia caccia alla verità, e fu allora che mi ricordai di un particolare. Come ho detto prima, a volte mi era capitato di vedere Wallace parlare nei corridoi con il custode della facoltà. Era l'unica persona con la quale l'avessi mai visto interagire così a lungo. C'era la possibilità che lui sapesse qualcosa. Più tardi, quella sera, uscii dal mio dormitorio e mi diressi all'università. Alla fine riuscii a trovare Chuck, il custode. Cercai di essere gentile quando lo affrontai, perché mi dava le spalle ed era noto a tutti che avesse problemi d'udito. Quando gli diedi un leggero colpo sulla spalla, saltò come una molla. Dio santo, mi hai fatto quasi venire un colpo! Chuck si mise a ridere sotto i suoi baffi grigi e cespugliosi. Cosa posso fare per te, figliolo? Raccontai a Chuck della mia situazione e di quanto fossi preoccupato per Wallace. La sua espressione felice si trasformò in uno sguardo di disagio e tensione. Sembrava sicuramente saperne più di me. Beh, Wallace è un bravo ragazzo e ogni tanto facciamo 2 chiacchiere. Potrei sapere dove si trova, ma non mi sentirei a mio agio a spifferare i dettagli della sua vita sociale, anche se sei il suo coinquilino. Vita sociale? Wallace non aveva una vita sociale. Feci pressione su Chuck perché mi rivelasse quanto sapeva. Riuscii a metterlo a dura prova, esprimendo una sincera preoccupazione per il benessere di Wallace. Alla fine il vecchio e simpatico custode si arrese. Ok, capisco.
Solo, per favore, non dirgli che te l'ho detto, va bene? Annuì, aspettando con ansia che mi dicesse dove si trovava e cosa gli stesse accadendo. Wallace si sente molto giù ultimamente. Non ha nessuno con cui parlare, a parte me. Il ragazzo voleva degli amici, persone con cui poter uscire o condividere esperienze. Ascoltai Chuck attentamente, mentre veniva al punto. Wallace ha visitato un posto che ha chiamato, oh, com'era? Il Deep Web. Lì ha trovato un gruppo di persone, si fanno chiamare il Clan del Lupo Rosso, o qualcosa del genere. Da quello che so, lo hanno invitato a uno dei loro incontri, probabilmente è lì che si trova adesso. Sembrava piuttosto eccitato quando me ne ha parlato. In realtà è tutto ciò che mi ha detto nell'ultima settimana. Le informazioni di Chuck, seppur molto generiche, potevano rappresentare la chiave per ritrovare Wallace. Lo salutai, dandogli la buonanotte, e corsi nella mia stanza al dormitorio. A quanto pare, Wallace si era fatto coinvolgere da un gruppo di persone che condividevano i suoi interessi e alla fine lo avevano convinto ad unirsi a loro. Il nome era di certo bizzarro. Il Clan del Lupo Rosso. Ma era tutto quello che mi serviva per cercarli nel Deep Web. Mi convinsi che presto sarei stato in grado di ritrovare il mio compagno di stanza scomparso. Mi ci volle un po' di tempo a dire il vero, ma alla fine riuscii a scovare un forum nel Deep Web che apparteneva a quel gruppo. Non conteneva altro che un messaggio ed una serie di video. Questa è la descrizione, così come appariva sul sito. Benvenuti nel vostro nuovo culto. Siamo il Clan del Lupo Rosso e siamo qui per aiutarvi. Ci sono 7 video educativi su questo sito, ognuno dei quali è stato realizzato su misura per una specifica regola che vogliamo condividere con voi. Vi chiediamo di guardare questi video per capire la nostra dottrina. Se arriverete all'ultimo, sarete invitati nella nostra tana. In bocca al lupo. La presentazione era alquanto bizzarra, ma niente di meno di ciò che mi aspettassi. Scorrendo ulteriormente, notai che tutti i video avevano titoli simili. Primo giorno, secondo giorno e così via, fino al settimo. Ovviamente, li guardai. L'intera serie mi ricordò la vecchia propaganda durante la guerra. Era realizzata con lo stile di un cartone animato d'epoca ed il protagonista era un lupo. Non un lupo normale, ma una versione caricaturale, adatta appunto ad un cartone animato. Una sorta di Will Coyote in bianco e nero. Per intenderci. In ogni video il lupo imparava un nuovo valore del clan attraverso le parole del narratore. Non diversamente dallo stile dei vecchi cartoni animati, il protagonista violava o non rispettava la regola in questione, andando comicamente incontro alle conseguenze, prima di imparare la lezione. Ogni video terminava con una frase: Unisciti al branco, non dovrai mai più sentirti solo. Immagino che questo fosse il loro punto di forza per convincere persone come Wallace ad unirsi. Il contenuto mi lasciò di stucco. Video 1. Rispetta flora e fauna. Trattate la flora e la fauna con dignità e rispetto. Anch'essi sono esseri viventi. Gli alberi ti forniscono l'aria che respiri e gli animali condividono la terra con te, impedendoti di essere solo. Meritano più di quanto tu non potrai mai fare. Nel cartone animato si vede il lupo arrampicarsi su un albero, ma questo cade, crollandogli addosso e schiacciandogli la testa, dalla quale iniziano a fuoriuscire sangue e materia cerebrale. Video 2. Il rosso del sangue. Il sangue è la cosa più preziosa. Il clan ne richiede un campione per l'adesione al nostro ordine. Questo è un requisito necessario per tutti gli iniziati. Il nostro sangue deve scorrere come fosse uno solo, per poter lavorare insieme e salvare il pianeta. Qui il lupo entra in una stanza piena di figure mascherate, presumibilmente membri del clan. Tutti sono in fila per donare campioni di sangue. Il lupo si rifiuta di effettuare il prelievo e se ne va. Una figura occultata gli si avvicina di soppiatto, tagliandogli la gola con un pugnale. La restante parte del video si concentra sul lupo che si dissangua per qualche istante, prima che tutto divenga nero. Video 3. Obbedire o morire.
Ricordate cosa è successo al nostro amico quando non ha donato il sangue alla nostra causa? Non ha obbedito alle regole dell'ordine e ne ha dovuto subire le conseguenze. Ricordate, le leggi del clan sono importanti. Obbedire o morire. Fidatevi, ne vale la pena. Nel video si vede il lupo sanguinare di nuovo, solo che ora alcune figure mascherate gli stanno sopra, pugnalando ripetutamente il suo cadavere. Voto di segretezza. Gli obiettivi del clan sono spesso fraintendibili. Per questo motivo è importante non dire mai a nessuno della nostra esistenza, in nessuna circostanza. Si può parlare dell'attività del clan solo con gli altri membri del clan. Infrangete questa regola e morirete. Viene mostrato il lupo mentre parla con i suoi amici, facendo vedere il suo nuovo mantello. Una figura mascherata entra in scena, con quella che sembra un'arma semiautomatica, ed apre il fuoco. I lupi cadono a terra, morti. La figura mascherata mostra il pollice verso l'alto, prima che il video finisca. Video 5. Imparare e capire. Se ti sarà permesso di entrare nella nostra tana, ti verrà trasmessa la conoscenza. Noi ci atteniamo alla parola del lupo rosso e lo farete anche voi. Ci si aspetta che impariate a comprendere i suoi insegnamenti, altrimenti fallirete, non solo nei confronti del clan, ma del mondo intero. Qui si vede il lupo in classe, sottoposto ad una specie di test. Lo consegna ad un insegnante mascherato, ricevendo come voto una F. L'intera classe gli ride in faccia, tirando poi fuori una pletora di armi medioevali dalle loro vesti. Poi procedono verso il lupo, chiudendosi a cerchio su di lui. Si vede il primo piano del protagonista con un nodo alla gola, prima che il video finisca. Video 6. Compiti e rituali. Come nuova recluta, ti verrà chiesto di svolgere vari compiti che vanno dal mondano al fantastico. La maggior parte di queste missioni comporterà il reperimento di ingredienti per i nostri rituali. Per quanto noioso possa sembrare, è la cosa più importante che si possa mai fare per il clan. I rituali danno il potere. Senza di esso, non potremmo mai riuscire a liberare il mondo da ciò che lo affligge. Nel video il lupo non riesce a portare gli ingredienti al membro del clan per il rituale. C'è poi un salto di inquadratura, dove si vede il lupo su un altare nero, posizionato sopra ad un pentagramma, scolpito sul pavimento. Viene picchiato, squartato e fatto a pezzi dai suoi compagni di clan. Video 7. Mortali. Quando sarai accettato come membro del clan a pieno titolo, non sarai più considerato umano. Sarai uno di noi. Da quel momento in poi, ti verrà vietata qualsiasi interazione con altri esseri umani, a meno che non sia ritenuta necessaria la causa. Gli umani sono creature vili, sporche e pericolose. Noi cerchiamo di sterminarli una volta per tutte. Ogni umano che sa della nostra esistenza e non viene ritenuto abbastanza degno di unirsi a noi, deve essere ucciso. La natura è la nostra unica amica. Si vede il lupo camminare lungo una strada e salutare tutti quelli che vede. Si imbatte in un membro del clan che gli trafigge l'intestino con una lunga lama e lo getta in mezzo alla strada, dove viene travolto da numerose auto. Il contenuto di quei video era davvero sconcertante. Quasi non riuscii a credere che una tale setta potesse esistere davvero. Figuriamoci che Wallace si fosse unito a loro. Doveva sentirsi davvero solo per farlo. Dopo aver visto l'ultimo video, improvvisamente lo schermo del computer divenne nero e successivamente apparve una serie di numeri. Pensai che fosse il mio invito ad entrare nella tana. Forse le coordinate criptate che conducevano al covo del clan. Era lì che probabilmente avrei trovato Wallace. Mi appuntai il codice su un foglio di carta, iniziando subito a fare delle ricerche per poterlo decifrare. Ma un pensiero mi bloccò. Qualcosa che non tornava. In uno dei video si diceva chiaramente che non si potesse riferire a nessuno dell'esistenza del clan. Ma Wallace ne aveva parlato con Chuck, e la cosa non aveva senso. Un maniaco delle regole come lui non lo avrebbe mai fatto. Un'altra cosa mi colpì. Uno dei video sosteneva che si potesse parlare dell'attività del clan solo con gli altri membri del clan. E se Chuck fosse stato uno di loro? Forse lavorava in facoltà proprio per reperire nuovi adepti, o semplicemente aveva spinto Wallace nella giusta direzione. Forse aveva fatto il finto tonto con me, durante la nostra chiacchierata.
Quindi o Chuck era un membro del clan, o Wallace aveva infranto una delle regole principali. Ma nessuna delle due teorie reggeva. Se Chuck fosse stato un membro, allora perché mi avrebbe detto qualcosa senza reclutarmi o uccidermi? E se Wallace era così ansioso di essere accettato in una setta, perché avrebbe dovuto disobbedire ad una regola? Nulla aveva molto senso a quel punto. Alla fine mi convinsi che forse Wallace si era lasciato tradire dall'eccitazione. Aveva finalmente dei nuovi amici, se così potevano essere chiamati, e non aveva resistito all'impulso di dirlo a qualcuno. Ma non avrei mai saputo la verità se prima non avessi decifrato il codice. Proprio in quel momento, qualcuno bussò alla porta della mia stanza. «Ehi, sono Chuck, il custode. Sono qui per riordinare la tua stanza». Rimasi a fissare la porta con gli occhi sgranati. Chuck non aveva mai pulito le stanze del dormitorio. Non faceva parte del suo lavoro. Ed avrei potuto giurare che quella non fosse la sua voce. Balbettai che ero a posto così e non c'era bisogno di alcuna pulizia. Nessuno bussò ulteriormente e vi fu un lungo silenzio seguito da un leggero scricchiolio metallico. Mentre vidi la maniglia muoversi e la porta aprirsi, il foglio nel quale avevo appuntato le coordinate mi cadde di mano. In quei pochi istanti riuscii a realizzare che non mi sarebbe più servito.